sei fichissimo! Homer, sei l'unico ciccione che può assorbire i barili rossi. Mi dai il volta stomaco, ciccia bomba! Una battuta, 200.000 rimasti! Sergente, il modo corretto di procedere in questo tipo di situazione è... scappare! Soldato, saremo anche inferiori in numero ed equipaggiamento, ma si va in guerra con l'esercito che si ha? No, hai proprio capito male! Tu vai in battaglia con l'esercito che hai comprato, perciò ingaggiamo dei cretini che prendano il nostro posto. Vance, dovrai imparare prima o poi. Non puoi andare avanti a risolvere tutti i tuoi problemi con il denaro. Quella è l'ultima mitragliatrice. Siamo in via tutto liscio, che credo sia dove vive Dracula. Quindi guardatevi le spalle. Con i preziosissimi dipinti e mi assicurerò che nessuno faccia una fortuna vendendoli sul mercato nero. So che è difficile prendere ordini da un uomo con la metà dei tuoi anni, ma è andata così. Ma i dipinti sono così preziosi. Non mi piace la tua ossessione per questi dipinti. È come se tenessi più ai dipinti che alla missione. Oh, mi dispiace, Barnes. Non c'era motivo di dirlo. Non so cosa mi sia preso. Immagino sia questa dannata guerra. Ascoltate, miei amati soldati, abbiamo un traditore tra noi. Il soldato Barnes ha rubato tutti i dipinti francesi con quei succulenti meloni nudi. Quindi ascoltate, Barnes ha spostato i dipinti sul suo aereo privato, lo USS Mulinello Pazzo, e viene sorvegliato a vista dalla sua cerchia personale di marinai muscolosi. Questi uomini non combattono né per Dio né per il paese, combattono per amore. Io comanderò una missione di aerei da guerra pesce diavolo e vi daremo supporto dall'alto. Voi due dovrete mettervi a bordo della nave al porto. Una volta che sarete al largo, dovrete disattivare le difese della nave mentre noi attaccheremo dall'assù. Homer, tu sarai il demolitore e hai abbastanza esplosivo C4 per portare a termine la tua missione. Ma che? Chi sta prendendo in giro? Non finirai mai gli esplosivi. Se li finisci, non riuscirai comunque a portarla a termine. Ci sono domande? Non mi interessa. Passo e chiudo. Dannazione a te, donnicciola traditrice e doppio giochista. Ehi, dov'è il nonno? È fatto salvare il mondo. Non pisciare. Thank you.
Ok. Finalmente! Ci sto. Dovrei portare a Margie un po' di tritolo per giocare. Il tritolo assomiglia tanto al Didò. Chissà se è commestibile. Bart è tornato! Ancora spara. Attenzione, spoiler! Non dirmi come finisce la guerra. Perché sei un perdente da generazioni? Cacchio, voi marinai siete dei vigliacchi! Ho piazzato il tritolo e ho ancora tutte e quattro le dita della mano e del piede. Fuoco alle polveri! Ti odio, ti odio! Torna al presente! Il tuo vestito da marinaio è ridicolo. Vallo a dire al trio Lescano. Thank you.
Non so neanche cosa siano i videogiochi. Fai schifo, Smithers! Tocca a me! Se ti arrendi, posso concederti i campi di internamento giapponesi. Mr. Burns mi dà delle caramelline. Tu cosa mi dai? Ti fai battere da un ragazzino di 10 anni! Un intrepido capo! Viva l'esercito! Viva l'esercito! Facciamoci le maniche. Ci sto. Fuoco alle polveri! Tocca a me! Perché non baciate le mie chiappe secche ed appizzite? Siamo tutto! Sto liberando i cani del mio disdegno contro di voi. No! Il bocciolo di rosa è un cliché, ma... I tuoi baffi mi fanno il solletico. Come sindaco di questo villaggio vorrei ringraziarvi, coraggiosi soldati americani. Avete nascosto la nostra codardia e riportato l'orgoglio del nostro villaggio, i nostri dipinti. Papà, posso bere un po' di vino? Gli altri rospi lo fanno. Mi dispiace, Rospo, sei americano. Devi procurarti l'alcol da un adulto sfigato appena fuori dal negozio di alcolici. Dio benedica l'America!